Ciao amici blucerchiati, seconda sconfitta consecutiva, perdiamo 2-0 contro l'Atalanta e non arriviamo nel migliore dei modi al derby che si gioca mercoledì. Buon primo tempo, il peccato è stato lì, dopo aver messo in difficoltà per una buona mezz'ora l'Atalanta, non l'abbiamo però punita, abbiamo subito il gol dell'1-0 e invece il secondo tempo poi è stato una sofferenza nonostante i cambi di mister Ranieri che stavolta non hanno sortito effetti. Eravamo andati meglio con la formazione titolare, tra l'altro schierata con alcuni interpreti a sorpresa. Andiamoli a vedere questi interpreti, iniziamo come sempre da Emi Laudero che dobbiamo ringraziare se il risultato non è stato più largo in favore dell'Atalanta. Alla fine il portiere della Samp dovrà effettuare 7 parate, raccoglierà 2 palloni in fondo al sacco, anzi 3, ma uno fortunatamente viene annullato all'Atalanta per fuorigioco di Gossens. 2 parate da sottolineare, una proprio sul tedesco poco prima del 2-0, generata da un'uscita un po' spericolata dello stesso Audero, è bellissima anche quella su Matteo Pessina a evitare il gol del 3-0. Appunto, se non finisce con una figuraccia, lo dobbiamo soprattutto a Emil Audero. Ha sofferto la difesa, un po' come tutta la squadra, soprattutto nel secondo tempo. 5 e mezzo per Bartosz Berezinski, che nel primo tempo riesce a rimanere a galla nonostante da quella parte batta molto Gossens, appunto. E il segreto di questo primo tempo efficace è che l'Atalanta riusciamo ad aggredirla molto e a tenerla molto nella sua metà campo e fare poca fase difensiva. Nel secondo tempo, invece, gli esterni della squadra di Gasperini squalificato arrivano da tutte le parti e confezionano più volte. Alla fine anche per il gol del 2-0, l'azione classica da esterno a esterno. Soffrono ovviamente anche i centrali, Yoshida e Ferrari hanno composto la coppia nel cuore della nostra difesa, 5 e mezzo anche per loro due. Ho rivisto un po' di volte il gol dell'1-0 di Malinowski, perché secondo me riassume bene le difficoltà che ha una squadra quando deve difendere contro l'Atalanta, che di fatto non ha un centravanti mai, anche quando gioca con Duván Zapata non c'è mai nessuno a fare da riferimento fisso centrale nel cuore dell'area. Escono tutti, creano lo spazio e ci si buttano. In quel caso è Muriel a venire fuori, lo segue giustamente Yoshida. Ferrari all'inizio azione è accoppiato con Malinowski, che poi però scappa e Ferrari lo lascia andare. Malinowski evita Thorsby e va in porta, fredda Audero con un gran diagonale sotto la traversa. Quindi, se vogliamo trovare un colpevole, anche se è esagerato dire colpevole, è Alex Ferrari che perde per strada la marcatura di Malinowski e rimane un po' a guardare in una terra di nessuno che non serve tanto. L'unico a salvarsi nella nostra retroguardia, secondo me, è Tommaso Augello, che nel primo tempo gioca una bellissima partita in entrambe le fasi, forma un ottimo binario, un'ottima intesa con Mikkel Damsgaard e sforna un paio di cross, un paio di discese molto molto interessanti. Nel secondo tempo ha meno opportunità di attaccare e di scendere, ma comunque non annaspa sotto i colpi dell'Atalanta. Passiamo al centrocampo, è partito titolare a destra Yakub Yankto, che di fatto è stato il più pericoloso dei nostri. La partita poteva svoltare con il suo tiro parato da Sportiello appunto all'inizio della partita, un tiro discreto, forse non angolatissimo, ma era una buona soluzione quella di Yankto, che andò in gol all'andata con una conclusione simile peraltro sempre a Sportiello. Poi ha un'altra occasione meno pulita su una mischia nell'area dell'Atalanta con il destro salvato sulla linea da Palomino. Per il resto è la solita buona partita di sacrificio, di corsa, di pressing, un po' con una pecca in fase di precisione e di palleggio. Morten Thorsby e Albin Ekdal hanno formato la coppia centrale tutta scandinava, come spesso ci accade, era squalificato Adrien Silva. Thorsby 6, solita contabilità da aggiornare per quanto riguarda i chilometri percorsi, è quello che ha corso di più, 12 km abbondanti. Quasi tutti i duelli aerei vinti, e quindi anche questa è stata una chiave, soprattutto nella prima parte della partita, per poter andare a guadagnare metri dentro la metà campo dell'Atalanta. Ne ha vinti 9 sugli 11 tentati. Ha mantenuto la barra dritta anche Albin Ekdal, nonostante soprattutto nella ripresa gli arrivassero giocatori da tutte le parti. 6, è discreto anche in regia, in fase di impostazione, anche se un po' meno preciso rispetto al solito. 77% di percentuale di passaggi riusciti è un dato un po' in calo, è un po' sotto le medie dello svedese. Mikkel Damsgaard ha completato la mediana giocando largo a sinistra e ha interpretato un ottimo primo tempo in cui ha
messo in scena questa sfida tutta danese con Mele, esterno destro dell'Atalanta, finita nel primo tempo sostanzialmente in parità con Damsgaard, che anche è stato molto pericoloso, ci ha mostrato anche le sue qualità sul calcio da fermo con un paio di punizioni, una parata nel primo tempo e una poco fuori nel secondo, calato poi alla distanza, è uscito verso il quarto d'ora della ripresa. Coppia d'attacco, o meglio, erano schierati con il solito 1-1, Valerio Verre e Nino Lagumina, a sorpresa il primo, ma soprattutto il secondo, che ormai era uscito nell'ultimo mese dai nostri radar e addirittura spesso dalle convocazioni di Claudio Ranieri. Peccato per Verre, che spesso viene invocato e ci si chiede ogni tanto perché giochi così poco, non è riuscito a farsi trovare tra le linee. Secondo me con lui e soprattutto con Lagumina abbiamo sbagliato nell'avere un po' di ansia di andare in verticale, provando a sorprendere l'Atalanta quando era sbilanciata. Nella profondità i giocatori dell'Atalanta sono difficilmente battibili e tante volte Romero soprattutto ha fatto un figurone nel coprire appunto gli spazi alle sue spalle. Nino Lagumina è stata una scelta che, mi ripeto per l'ennesima volta, nel primo tempo sembrava stesse pagando, perché dei giocatori che avevamo a disposizione era l'unico che poteva fare fisicamente, tenere botta e non sfigurare completamente di fronte allo strapotere fisico negli anticipi e nelle chiusure dei difensori di Gasperini. È un po' calato al termine, ma non mi è dispiaciuto il solito sacrificio che ha messo l'attaccante palermitano, come fa quando insomma scende in campo, non ha avuto occasioni se non un sinistro poco prima di uscire su una palla sporca all'interno dell'area. Stavolta abbiamo detto i cambi non hanno sortito grossi effetti, sono entrati Candreva, Quagliarella, Keita e Gaston Ramirez. Per una mezz'oretta Candreva e Quagliarella, anzi Quagliarella e Keita, invece poi Candreva e Gaston Ramirez 25 minuti, tutti sul 5,5. Partiamo da Candreva però invece, che secondo me merita qualcosina di meno, perché purtroppo è molto evidente la sua disattenzione sul gol del 2-0 di Gosens, che gli passa davanti. Candreva sappiamo che non è un difensore, non è un terzino, però è troppo leggera e è troppo distratta la sua fase difensiva sul cross che arriva da destra. Gosens gli passa davanti, Candreva non gli contesta nemmeno quel pallone e l'Atalanta lì chiude la partita. 5,5 per Fabio Quagliarella, che si dà da fare, prova a preoccupare la difesa dell'Atalanta, portando avanti una scia di buone prestazioni dopo quella contro la Fiorentina, dopo quella anche contro la Lazio, ma non riesce a incidere un po' meno nella partita Keita Baldé, che invece di palloni ne gioca decisamente meno. Anche Gaston Ramirez prova a muoversi in giro per il campo, ma non preoccupa l'Atalanta, tra l'altro in un incrocio con Josip Iličić, anche lui subentrato, che ci ha ricordato quella specie di caso di mercato con lo sloveno che nel 2017 doveva venire da noi, ma poi andò all'Atalanta accettando un'offerta migliore evidentemente dei bergamaschi, e quindi la Samp virò su Gaston Ramirez nell'agosto del 2017, 4 anni fa. Chiudiamo con Claudio Ranieri, che si è detto soddisfatto dell'inizio, della interpretazione iniziale della partita dei suoi, e un po' deluso perché ci vorrebbe qualcosa di più, perché la squadra si è disunita, ha smesso un po' di crederci, soprattutto di correre come aveva fatto prima. E a quel punto l'Atalanta ha avuto facilmente la meglio, 5,5 per il mister, che ha fatto anche, e l'ha detto lui, un po' di turnover, un po' di scelte in ottica derby, che arriva tra 2 giorni e che metterà un segno pesante, in un senso o nell'altro, sulla stagione della Sampdoria, che fin qui è accettabile, ma senza picchi di grande entusiasmo. Vedremo se il derby potrà dare la svolta. Aspetto i vostri commenti qui sotto e vi invito come sempre ad iscrivervi ai nostri canali qui su YouTube, su Twitch e su Instagram. Ciao!